Le Nazioni Unite sono un'istituzione di stati sovrani, ma negli anni 90 del XX secolo hanno cominciato a dare a se stesse anche la responsabilità di proteggere pezzi di popolazione quando un governo esercita contro la propria popolazione violenze sistematiche, eccetera. E allora ecco che in queste circostanze scatta una responsabilità di protezione che vuol dire l'intervento umanitario, che si può spingere fino al cambiamento di regime e alla esportazione della democrazia, che vuol dire sempre, attenzione, mai guerra e tuttavia sempre violenza discriminatoria. Da una parte c'è il bene a scatola chiusa, dall'altra c'è il male a scatola chiusa. E quindi in linea teorica tutti devono essere d'accordo sul fatto che è bene che il paese X esporti la democrazia nel paese Y, questo in nome della responsabilità di proteggere, che è diventato uno dei nuovi principi dell'ONU, e questa responsabilità di proteggere viene affidata dall'ONU di volta in volta a qualcuno. Ci sono molte tesi differenziate a questo riguardo, vi sono le posizioni radicali, ad esempio quella di Kelsen, che dicono appunto sostanzialmente quello che vi ho detto, cioè la guerra è illegale e basta, non ha alcuna rilevanza giuridica se non perché è un deficit di giuridicità. Al limite i belligeranti ingiusti non hanno diritti, come un ladro non ha diritti. Certamente non ha il diritto di non essere perseguito, di non essere arrestato, di non essere preso a colpi di pistola se ciò è necessario. Vi sono altre posizioni invece che dicono che di fatto il fatto che esista una lunga serie di atti di carattere internazionale, protocolli di Ginevra dal 49 in poi sulla guerra e sullo ius in bello, sul modo di trattare, sul modo in cui le forze armate di uno Stato regolare devono trattare partigiani e guerriglieri, eccetera, eccetera, tutto ciò significa che la guerra esiste, non può essere ridotta a mero crimine e quindi, senza giustificarla, qualcuno pensa al fatto che ci sia una guerra come status e non soltanto come pura illegalità. Le cose sono ancora complicate per la lotta al terrorismo, durante la quale lotta si è creata l'idea, la fattispecie del nemico combattente illegale, che è un'aberrazione sotto il profilo del ius publicum europeo moderno, diciamo. Tuttavia ha dentro di sé una contraddizione, cioè vuol dire che da qualche parte potrebbero esistere nemici combattenti legali, il che in linea teorica, sulla base dell'idea dell'ONU che la guerra è sempre un reato, non dovrebbe essere possibile. Cioè, l'idea che la guerra sia giuridificabile non nel senso che di essa si fa una struttura giuridica, ma sia giuridificabile nel senso che la si immette dentro una struttura giuridica che non l'accetta e che la tratta soltanto come un abuso, come un vuoto di legalità, questa idea produce una contraddizione. Non solo, ma la contraddizione fondamentale che resta e che è rimasta in tutte queste diverse idee di guerra giusta è che tutti continuamente dicono che in ogni caso la autodifesa è diritto naturale non negoziabile. Ma questo sembrerebbe un'ovvietà. Tutto ciò va integrato dall'osservazione che il giudice sulla autodifesa è colui il quale si autodifende. Ovvero non c'è, prima di passare all'autodifesa, il via libera di una istituzione giuridica. L'autodifesa è un fatto esistenziale. Cioè, per esistere, io devo in ogni caso fare la guerra.
E questo libro, Guerre giuste e ingiuste, del 1977, è tutto costruito sull'idea che c'è un divieto assoluto alla guerra di aggressione, poi c'è l'idea, che sembra contraddittoria, della possibilità della guerra preventiva. Clear and present danger, del pericolo imminente e evidente, che è citato nell'articolo primo, sezione decima della Costituzione degli Stati Uniti, no? Che è quella ipotesi, quella fattispecie, grazie alla quale il Presidente degli Stati Uniti può fare la guerra da solo, senza passare per il Congresso. Clear and present danger. Allora, quando c'è clear and present danger, il divieto assoluto di guerra di aggressione svanisce ed è possibile la guerra preventiva, la quale il povero Grozzi invece la negava e diceva: no, ma che guerra preventiva, se no tutti sarebbero sempre lì a farsi guerra gli uni con gli altri, dicendo che lo fanno per evitare di essere aggrediti. Può essere di autodifesa, parlo di Walther, può essere di autodifesa, può essere preventiva e può essere una guerra di intervento obbligatoria, cioè nel caso che appunto si assista a indicibili orrori posti in essere da un potere politico verso la propria popolazione, allora c'è l'obbligo morale dell'intervento. L'obbligo morale dell'intervento era presente perfino nella Utopia di Tommaso Moro. Gli ottimi abitanti dell'isola di Utopia non facevano mai la guerra se non per intervenire a favore di popoli vicini minacciati dai propri stessi governanti. Qui la guerra giusta rivela la propria essenza. La guerra giusta serve a fare la guerra, che è stato reso pubblico poco dopo l'aggressione delle Torri Gemelle, un testo che si intitola What We Are Fighting For, perché cosa combattiamo, che riprende un testo analogo che era stato preparato dal governo degli Stati Uniti per giustificare davanti alla popolazione americana l'intervento americano nella Seconda Guerra Mondiale. E questo concetto, perché cosa stiamo combattendo, è la manifestazione della democrazia americana, no? Vi spiego perché siamo in guerra. È un testo che non mi pare sia tradotto in italiano, è un testo firmato da un centinaio di intellettuali, ci sono i principali intellettuali liberal e radical degli Stati Uniti. È costruito così. C'è sempre un'affermazione di pace e di contrizione da parte degli Stati Uniti per le innumerevoli ingiustizie che gli Stati Uniti commettono verso il resto del mondo. Bene. Poi c'è l'ammissione che da qualcuna di queste ingiustizie possono venire delle reazioni. Bene. Poi c'è l'idea che gli Stati Uniti devono migliorare se stessi. Ottimo. E poi cominciamo con il ma. No, yet. Non di meno. La ragione e una accurata riflessione morale ci insegnano che vi sono tempi in cui la prima e più importante risposta al male non è il dialogo, non è il miglioramento del comportamento del più forte, cioè degli americani. No, no, la più importante risposta al male è is to stop it, fermarlo. Vi sono tempi in cui fare la guerra non soltanto è moralmente permesso, ma è but morally necessary, ma è moralmente necessario. This is one of those times. Questo è uno di quei momenti. Se il pericolo portato verso una vita innocente è un pericolo reale e certo, specialmente se l'aggressore è motivato da un'implacabile ostilità, allora il ricorso a forza proporzionata è moralmente giustificato. Forza proporzionata che va rivolta prima di tutto contro i combattenti, ma in certe circostanze, dentro stretti limiti, può essere moralmente giustificabile
intraprendere azioni militari che possono risultare, che possano implicare la morte o il ferimento non intenzionale ma probabile di alcuni non combattenti. Tutto questo stava scritto in Vittoria. Come vedete, la idea di guerra giusta ha una propria logica ed è una logica sostanzialmente spietata. Come un giudice non dovrebbe provare pietà verso un reo. È una logica spietata. Attenzione, non stiamo dicendo che non ha senso parlare di guerra giusta. Come ho anticipato all'inizio di questa mia lezione, la dizione accettabile, tollerabile, meno impegnativa è quello di guerra giustificata, cioè di guerra che nasce da un aggressivo. Vim vi repellere licet. È lecito, non è obbligatorio, ma è lecito rispondere alla violenza con la violenza. La costruzione di una nozione di guerra giuridicamente motivata, per cui c'è qualcuno che è il poliziotto e l'altro che è il ladro. Oppure la costruzione di una guerra giusta moralmente motivata, c'è qualcuno che è il bene e qualcun altro che è il male, portano a una tensione verso l'illimitato, cioè non ci si ferma mai. È evidente, essendo la guerra un'esperienza in cui il singolo viene travolto, è evidente che si è portati a riflettere su quale motivo possa mai giustificare il nostro essere travolti. Bene, ma è altrettanto evidente che come costruzione concettuale la guerra giusta, soprattutto la guerra giusta del XX secolo, perché le altre sono inapplicabili, la guerra giusta del XX secolo è una guerra giusta che ha in sé le ragioni molto più della guerra che non della pace. Non a caso, al connubio guerra-giustizia, guerra-giusta, guerra-giustizia, chi ha una qualche esperienza delle cose di questo mondo, cioè la Chiesa Cattolica, contrappone al binomio guerra giusta, sempre fatta salva l'autodifesa, sempre fatta salva l'autodifesa, contrappone il binomio giustizia e pace, non giustizia e guerra. Ovvero sia, l'unico modo per evitare la guerra non è trasformarla in guerra giusta, è generare condizioni di giustizia grazie alle quali il ricorso alla guerra sia, se non altro, sempre meno probabile e sempre meno pagante.